Allora, se ci finiamo di sedere, lo iniziamo. No, io posso fare senza. Sulla figura di Nina Bobardi, una figura forse ancora poco conosciuta, ma ne stavamo discutendo prima, in realtà molto molto interessante, che quindi speriamo abbia sempre più diffusione tra i ragazzi e comunque tra la cultura, nella cultura del design. Vi ringrazio in particolare per aver scelto il corso di disegno industriale contemporaneo per portare questa testimonianza e vorrei in qualche modo ribadire ai ragazzi del primo anno che quindi approcciano questo il tema del design per la prima volta, l'importanza della figura del designer, quale responsabilità sociale, quale responsabilità progettuale ha dietro di sé nello sviluppo di un prodotto e nel rappresentare un'azienda, quindi l'incarnazione dell'ideale di un'azienda viene trasferito in un prodotto attraverso di voi e quindi dovete essere trasduttori materiali di pensieri, visioni e sentimenti di altri, ma che poi vanno a comporre la realtà. Il professor Pensano voleva dire quattro cose. Innanzitutto vi ringrazio tantissimo di essere qui. Siccome la platea è soprattutto i ragazzi del primo anno, i ragazzi del terzo già in qualche modo l'hanno capito, però noi ci nutriamo anche di questi contributi esterni. Per noi, come dire, la didattica e i contributi che vengono da fuori diventano molto preziosi proprio per connettere quello che realmente poi andrete a ipotizzare nei vostri corsi con l'esterno. E questo è un processo che spero in qualche modo vi stimoli anche a guardare l'esterno, a conoscere la realtà esterna. In molti casi, come vedete, poi sono delle aziende che si fanno carico dei contenuti di carattere culturale e questi diventano molto importanti. Noi dobbiamo in qualche modo intercettare anche questi momenti, che sono momenti unici. Non credete che poi accadono tutti i giorni, per cui la presenza anche a questi seminari e in qualche modo stimolare anche voi a guardare fuori da qui, a cominciare anzi da subito a guardare fuori quello che succede. Questo è diciamo lo stimolo soprattutto per quelli che quest'anno hanno cominciato e quest'anno stanno svolgendo poi un corso con il professor Mascitti, che è un giovane designer, una figura anche che è uscita dalla nostra scuola. Ecco, questo tenetelo presente e poi vedrete, mi rivolgo anche a quei pochi del terzo che vedo alla fine, come invece diventa importante poi per concludere questo percorso di studi in modo utile. Buongiorno a tutti, grazie chiaramente di questa accoglienza. Per me è sempre un piacere essere davanti a un pubblico di giovani, perché è in loro che risiede tutta la possibilità. L'architettura dovrebbe parlare di autenticità, di verità, di ragione e necessità. L'architettura dovrebbe interessarsi, parafrasando Viktor Papanek, al mondo reale. Il troppo pieno ci assale e l'unico progetto autentico non può che essere nella direzione della sottrazione quello del vuoto. Forse per questo, a dispetto di quanto giustamente mi è stato insegnato, oggi uso la gomma. Convinto che non esiste più possibilità per un architetto se non nella rinuncia e nel perdono, nella dismissione e nella cancellazione, nella costruzione del vuoto necessario dove qualcosa può ancora accadere. A volte penso che il migliore progetto che un architetto possa oggi consegnare all'uomo è un foglio bianco. Lina, invece, continua ancora ad invitarci a prendere la matita e uscire a guardare il mondo, comprenderlo e modificarlo. Troppo spesso dimentichiamo che progettare, in una sola parola, significa modificare. Il progetto modifica una condizione di spazio, di forma, di vita, di società,
di mondo e non può che farlo nella direzione del bene, dove la scelta è tra un bene e un altro bene, perché sappiamo bene che il male non appartiene all'architettura. Non lasciamoci chiaramente confondere da quella che è la condizione delle nostre città, o per meglio dire, delle nostre periferie continue che segnano l'Adriatico. Questa non è architettura. L'architettura si fa per l'uomo, per farlo vivere felice, respirare e pensare liberamente, in un equilibrio tra il pubblico e il privato, dove è sempre la cosa pubblica a prevalere, se l'architettura è ancora, per definizione, un fenomeno collettivo. Chiaramente io parlo di architettura, ma nell'architettura rientra anche il design, nella mia concezione delle cose nell'architettura rientra anche l'arte. L'arte non esiste, è un'invenzione della mente, è sempre l'architettura che ha a che fare con il rapporto uomo-spazio-tempo. La libertà dell'artista è sempre stata come concepita come libertà del singolo, ma una libertà autentica, dice Lina, può essere tale solo se è collettiva, una libertà consapevole della responsabilità sociale che può abbattere le frontiere dell'estetica. Continuo a pensare che soltanto attraverso il desiderio il progetto può cambiare l'equilibrio del mondo. Desiderio come utopia possibile e non rinuncia nell'attesa. Desiderio quale strumento della possibilità nella modalità ottativa che lega desiderio e possibilità, che vive e lascia vivere nella rivoluzione continua di un'eticità dinamica che costruisce il paesaggio nel suo vero e unico profilo, che è quello che deve ancora definirsi. Allo stesso tempo, bisogna essere consapevoli che soltanto l'astrazione riesce a farci pensare possibili le cose desiderate e permette di estrapolarci dal contesto reale, che deve essere sì il nostro riferimento continuo, ma non può limitare il nostro desiderio di cambiamento. È necessario quindi un innalzamento, come volare per scavalcare gli ostacoli e le barricate che la nostra società innalza e guardare le cose dall'alto. Anche la città più caotica e disordinata dall'alto riprende forma. Atene, ad esempio, vista dall'Acropoli, è un'immensa distesa di bianco. Il progetto, in sintesi, è la possibilità per tornare ad essere angeli della terra. Ho raccolto, in modalità necessariamente disorganica, consapevole della difficoltà di raccontare la complessità di approccio al lavoro di Lina Bobardi, precisando che mi preme soprattutto guardare all'eredità del suo pensiero, quello che ho definito pensiero fertile, che può essere concime per la nostra riflessione sulle cose dell'architettura e della vita, quindi sulla moralità e sulla bellezza. Ho sempre pensato che progettare significa disegnare come piantare alberi. Achillina Bo, Roma, 5 dicembre 1914, Lina Bobardi, San Paolo, 20 marzo 1992. Il racconto della sorella Graziella ci annuncia un carattere curioso, speciale, che certamente risente delle tante arti del padre Enrico, che dopo aver inventato e venduto alla Saint-Gobain quel sistema di chiusura ermetica con le due palline di vetro poste in cima alla bottiglia della gassosa e disegnato l'etichetta del profumo violetta di Parma, apre una fabbrica di giocattoli e oltre ad essere pittore è anche costruttore a Roma, a testaccio principalmente, con la cura, dice Graziella, la sorella appunto di Lina, di dotare ogni palazzina di un po' di comfort e un pezzetto di giardino. C'è una formazione già all'origine. E invece la stessa Lina a raccontarci che da bambina veniva in Abruzzo a trovare il nonno materno. Il nonno materno abitava a Tagliacozzo, era un medico e aveva una casa antica molto bella. Se il padre Enrico era un monarchico, anche se in definitiva anarchico, Lina diceva di sé: sono stalinista, militarista e antifemminista.
compiaciuta dell'immagine provocatrice che le veniva attribuita e che prontamente ostentava. Ma chi, come l'amico Joaquin Guedes, la conosceva bene, la ricorda lucida, esigente, rigorosa, applicata, radicale, elegante, generosa, colta e quindi non arrogante. Pareva non avere dubbi, ma chiedeva. Miscelava conoscenza e invenzione per costruire poesia, per arrivare al centro della poesia, tanto che completava una spiegazione scientifica perfetta dicendo di aver voluto fare una cosa poetica. Per Lina l'architettura è una scienza sociale, arte dell'uomo per l'uomo, più precisamente per la collettività. Perdonatemi se parlerò di Lina senza ancora aver conosciuto la sua architettura, nel senso che, come sostiene Peter Zunto, non l'ho mai toccata, non l'ho mai annusata, assaporata la sua architettura. Mi permetto di parlare di Lina solo perché aspiro a conoscerla. A volte è come se l'avessi incontrata, forse nel desiderio. Lina aveva 35 anni ed era bellissima. Non vi nascondo che ho pianto lacrime autentiche di commozione rileggendo durante il mio ultimo viaggio a Fuerteventura l'embranca, ossia il ricordo di Lina Bobardi, scritto appunto dall'amico Joaquin Guedes, che aveva 18 anni quando l'ha incontrata per la prima volta nella sua casa di vetro, e così la ricorda. Lina aveva 35 anni ed era bellissima. Pur non volendo in questa sede percorrere le tappe del suo curriculum letterario, è impossibile, soprattutto pensando che voi forse non conoscete ancora nella maniera giusta, come deve essere anch'io, Lina Bobardi, non mettere in evidenza alcuni passaggi del suo cammino che contengono e inevitabilmente conducono a quella moralità concreta enunciata nel titolo di questo mio intervento. E quindi penso a quella che è stata la sua tesi di laurea in pieno fascismo, Maternità per madri nubili era il titolo, e poi da Roma subito a Milano, perché Milano era una città sicuramente meno condizionata dal regime, nello studio di Gio Ponti, dove, nonostante accolta dalle parole «Io non ti pagherò, sei tu che devi pagarmi», questo dice Gio Ponti il primo giorno che Lina entra nel suo studio, ma Lina lavora ininterrottamente dalle 8 di mattina a mezzanotte, sabati e domeniche comprese. Lina mi è subito piaciuta, perché amava disegnare una sedia e disegnare la città, un po' come me che amo disegnare tavoli e allo stesso tempo aspiro a disegnare la città. La sua formazione da Gio Ponti ne è causa, ma allo stesso tempo ne è ragione. Ponti, come sapete, disegna tazze, allestimenti e allo stesso tempo redige progetti urbanistici, occupandosi anche di grafica per l'editoria. Una formazione quindi umanistica, non specializzata, che ritroviamo puntualmente nel lavoro di Lina. Nel 1944 Lina è vice direttore della rivista Domus insieme a Carlo Pagani, con il quale l'anno seguente fonda e dirige i Quaderni di Domus, per poter dire che l'unica via è quella dell'oggettività e della razionalità. Una via, dice Lina, terribilmente difficile quando la maggioranza sceglie il disincanto letterario e nostalgico. Sentivo che il mondo poteva essere salvato, cambiato in meglio, che questo era l'unico compito degno di essere vissuto. Entra nella resistenza con il Partito Comunista clandestino. Vedevo il mondo intorno a me solo come realtà immediata e non come esercitazione astratta. Poi, al termine della guerra, i vecchi fantasmi riappaiono, i vecchi nomi ritornano, la Democrazia Cristiana prende il potere. E questa è una testimonianza di Lina, che con il marito Pietro Maria Bardi parte per il Brasile, dove è stato invitato a dirigere il Museo d'Arte di San Paolo.
Arrivo a Rio de Janeiro per nave, in ottobre, incanto. Incanto per un paese senza macerie, che le appare subito come una speranza reale, una possibilità non metafisica. È accolta nell'Istituto degli Architetti Brasiliani e ci sono Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Rocca Miranda, Bull Marx e tanti altri. Incanto, scrive Lina, per la semplicità intelligente e per le capacità personali. Incanto per un paese inimmaginabile che non aveva classe media, ma solo due grandi aristocrazie, quella della terra, del caffè e della canna da zucchero e dall'altra parte il popolo. Decide così di restare in Brasile perché comprende subito che il Brasile è il paese della possibilità. Mi sono naturalizzata brasiliana. Quando si nasce non si sceglie niente, si nasce per caso. Non sono nata qui. Ho scelto questo posto per viverci. Per questo il Brasile è due volte il mio paese, è la mia patria di scelta. E io mi sento cittadina di tutte le città, dai Cairoli al Triangolo Mineiro, le città dell'interno a quelle di frontiera. In Brasile Lina fonda la rivista Habitat, costruisce il MASP, entra in contatto con la cultura popolare del Nord-Est, mi riferisco all'esperienza di Bahia, realizza il Sesc Pompeia e un libro, contributo propedeutico all'insegnamento della teoria dell'architettura. Un libro che io non ho letto, ma che presuppone tanto, teoria dell'architettura. Anche solo questi frammenti del suo curriculum letterario, secondo me, possono essere sufficienti per capire qual è la strada che conduce Lina verso la moralità concreta. Ma amo Lina per il suo approccio all'architettura. Amo Lina perché è stata capace di raccontarmi il suo impegno attraverso l'architettura per le cose dell'uomo. E se c'è una ragione profonda che motiva il parlare, il raccontare di Lina Bovardi oggi dentro la scuola di architettura e di design, è da individuare proprio nella componente etica che ha sempre accompagnato, pur con le contraddizioni che appartengono alla vita, ma ne testimoniano l'autenticità, il suo lavoro, la sua ricerca, il suo desiderio. Nella scuola oggi manca l'attenzione alla teoria, ma soprattutto all'etica. Salvatore Settis sostiene che si pensa alle competenze e non alla conoscenza. In poche parole, si lavora alla produzione di specialisti senza anima, senza coscienza. Architetti non sono, ancora parole di Lina, tutti coloro che si sono laureati in architettura, ma soltanto chi ha capito e capisce la profonda portata sociale dell'architettura moderna. Per Lina è importante la formazione, ma è ben consapevole che le scuole dipendono dagli uomini, che a loro volta devono essere formati nelle scuole. Un pericoloso ciclo vizioso nel quale siamo ancora prigionieri. Basta pensare alla condizione della scuola italiana. Nella scuola italiana abbiamo subito, ma qualcuno in qualche modo ha programmato, la perdita dei maestri e il dilagare del formalismo accompagnato paradossalmente dalla disattenzione alla forma, quella forma cantata da Enzo Mari. L'attenzione della scuola italiana sembra essere tutta rivolta alla tecnologia applicata alla forma e in questo sono le superstar internazionali ad essere ancora maestri nel poggiare i loro oggetti ovunque, indistintamente nel mondo, a servizio del turismo e della mercificazione dell'architettura. È vero, oggi si parla molto di moralità, ma se ne parla un po' per moda, un po' come è accaduto per la bioarchitettura. E se ne continua anche a parlare, dimenticando che ci sono invece principi che sono parte integrante dell'architettura, dai quali l'architettura non può prescindere. Basta leggere gli editoriali di Domus, della nuova Domus, e poi sfogliare la rivista per coglierne le contraddizioni. O trovarsi per sbaglio a leggere Luigi Pestinenza Puglisi, che per difendere Zaha Hadid dalle accuse di mancanza di morale, arriva a sostenere che il compito dell'architetto è fare semplicemente belle architetture. Noi sappiamo bene che la bellezza è nella forma.
ma sappiamo anche che la forma è espressione della ragione del fare, imprescindibile quindi dall'etica e dalla morale. Dovremmo interrogarci e interrogare sulla ragione dell'architettura, sulla ragione del design, e impegnarci nella formazione di una mentalità umile che Lina vede come l'unica soluzione possibile per liberarsi dai luoghi comuni e dai dogmi che trascinano periodicamente gli uomini verso la catastrofe. Sono parole sue. Moralità quindi e non moralismi. C'è uno scritto molto bello di Lina sulla casa. La casa distrutta dalla guerra distrugge ogni vanità e il concetto di casa di monumento, monumento come prigione dell'anima. La casa diventa un'alleata dell'uomo, agile e utile, in grado di poter come l'uomo morire. La casa, quindi, è come una cosa, ha la sua autonomia e la sua vita indipendente, e questo permette di costruire relazioni autentiche tra l'uomo e la casa. La casa cambia così come cambiano gli uomini. Questo è un sottrarsi al condizionamento della casa, anche dalle eccessive affezioni e dal concetto soprattutto di proprietà privata. L'uomo, sulle macerie della sua casa, ha imparato che la casa è chi la abita, lui stesso. Lina, appena arrivata in Brasile, progetta la sua casa di vetro, oggi sede della Fondazione Bob Bardi. Ma poi, come lei stessa racconta, ho progettato qualche casa, ma solo per gente che conosco, di cui ho stima. Mi fa orrore l'idea di progettare case per signore dove entra quella chiacchiera insipida sulla discussione di come sarà la piscina, le tende. Ho fatto più opere pubbliche, sempre in lavori collettivi. Mi piacerebbe molto fare delle case popolari. Ho parecchi studi personali in questo senso, ma per ora sembra che non ci sia nessuna possibilità. Quello di Lina è un percorso verso l'estrema chiarezza e responsabilità civile del fare, del pensare architettura. Se da giovane parla ancora di architettura come arte, presentando e raccontando uno dei suoi ultimi lavori, il progetto per il Centro di Convivenza Vera Cruz a San Bernardo dei Campi a San Paolo, progetto del 1991, quindi un anno prima di andare via, scrive una dichiarazione di intenti di estrema e definitiva onestà e chiarezza. Ho qualche ambizione architettonica. È una malattia, non una posa. Sono incapace di progettare una banca, una casa privata, un albergo. Mi sarebbe piaciuto se mi avessero chiamato forse a progettare un ospedale, scuole, case popolari, ma non è mai successo. In fondo, vedo l'architettura come servizio collettivo e come poesia. Una cosa che non ha niente a che vedere con l'arte, una specie di alleanza fra dovere e pratica scientifica, cioè il contrario del professionale, in senso comune, non in senso tecnico-scientifico. È una via piuttosto dura, ma è la via dell'architettura. La forma delle architetture di Lina Bobardi sono sincere espressione di questo suo pensiero collettivo del fare architettura. E quindi non posso non apprezzare contemporaneamente la forma del SESC come del Museo di San Paolo e nello stesso tempo il loro significato. Nel Museo d'Arte di San Paolo, un lavoro che si sviluppa tra il 1957 e il 1968, Lina ricerca un'architettura semplice, in grado di comunicare immediatamente il senso del collettivo, dove anche il concetto di monumentale è collettivo, nel senso di dignità civica. Un'opera pubblica è sempre uno sforzo popolare e il MASP è fatto di forme elementari, facilmente riconoscibili, forme che, come scrive Giorgio Girardi, grazie alla loro assoluta chiarezza, si lasciano colonizzare dalle attività umane in tutte le loro imprevedibili manifestazioni. Ma l'elemento più significativo di questo progetto è il vuoto, definito dagli altri elementi, messi a punto
al fine di renderlo tangibile, un vuoto che diventa punto d'incontro della città, dove in una unità spazio-tempo convive tutto il popolo e tutta la storia. L'autentica bellezza del suo progetto di allestimento della Pinacoteca non è tanto nel disegno degli elementi di supporto, che non sono molto dissimili da quelli disegnati da Franco Albini o da Carlo Scarpa per altri musei, ma è tutta da ricercare nella concettualità degli intenti. In un solo sguardo è possibile leggere contemporaneamente tutta la storia dell'arte e cogliere il presente che persiste in un lavoro di Picasso come in un'opera del Rinascimento italiano. La teca di cristallo della Pinacoteca rende visibile non solo la complessa semplicità del progetto strutturale, ma fa sì che, oltre a poter guardare tutta la città da dentro la Pinacoteca, è come se da tutta la città si potesse vedere la collezione d'arte e costruire quindi questa relazione tra arte e città. E a proposito del vetro di questa Pinacoteca, Lina tiene a precisare che non è, parole sue, il vetro della parete formalista. Per intenderci, non è il vetro che Zadid pone alla fine del percorso sinuoso del Maxi. Qui potrei aprire altre parentesi, voi dite, ma questo ce l'ha con Zadid. Forse perché quando sono stato a visitare la sede dei vigili dei pompieri, no? A Beil Am Raim, praticamente c'è stato il mio compagno che è andato in bagno e la porta in acciaio posizionata in condizione obliqua, non si sa perché, gli è caduta sulla testa e sbattendo praticamente la punta dell'acciaio sulla fronte, cioè praticamente poteva anche colpire l'occhio. Allora non si capisce perché una porta deve essere inclinata, una porta con una cerniera verticale, chiaramente poi puoi inventare altri sistemi di apertura, ma una porta con la cerniera verticale per una questione di gravità è posta in posizione più possibile perpendicolare, anche se poi l'approssimazione, vedremo, è un concetto importante rispetto alla terra. Ma non è un caso poi che la stazione dei pompieri è stata trasformata subito in un museo, nel museo della sedia, no? Del Vitra, perché chiaramente non poteva mai funzionare come sede e quindi chiaramente è stata recuperata in quel modo. Comunque, scusate la parentesi, i 5 anni passati nel nord-est del Brasile, quella che prima abbiamo detto, l'esperienza di Bahia, l'esperienza del nord-est, che è stata per Lina Bobardi sicuramente di grande formazione, si trasformano per Lina in una lezione di esperienza popolare, ma non come romanticismo folcloristico, come esperienza di semplificazione, cioè lei guarda le cose popolari per coglierne questo aspetto. Attraverso un'esperienza popolare sono arrivata a quella che potrei chiamare architettura povera. Qui anche potremmo aprire altre parentesi, ma io lascio anche un po' tra le righe, però ci tengo a farvi notare questa espressione, architettura povera. Sotto il regime militare, Lina fu invitata dal Ministero per l'Educazione a partecipare a un simposio sull'arte popolare e, chiamata ad intervenire, dopo discorsi ufficiali, sinteticamente dice: «Per me l'arte popolare non esiste. Il popolo fa per necessità cose che hanno una relazione con la vita». Seguì a queste sue parole un silenzio totale e subito lei si ritirò e l'esposizione chiaramente fallì. Il suo, quindi, è un apprezzamento per i manufatti di uso quotidiano prodotti dalla gente comune, comprese le case, dove la perfezione del cristallo risiede nell'abbondanza di idee e nelle scarse economie. Da qualche tempo anch'io mi scopro interessato all'approssimazione, consapevole però che solo la ricerca dell'esattezza permette di apprezzare e dare senso all'approssimazione, che quindi non può esistere approssimazione senza desiderio di esattezza. È necessario, dice Lina,
eliminare dal razionalismo tutti quegli elementi perfezionistici ed affrontare dentro la realtà l'incidente architettonico. Lina fu anche appassionatamente critica verso il design onnipresente, svuotato dell'esperienza umana, integralmente commercializzato e politicamente manipolato. All'offerta del supermercato culturale postmoderno, Lina oppone la sua architettura dell'impegno, il suo disegno, il suo design per l'impegno, che si manifesta attraverso un'architettura e un design tecnicamente imperfetto, spesso costruiti con materiali rudimentali, con elementi riciclati e tecniche ingegneristiche volutamente superate, adottando gli stessi linguaggi delle favelas urbane e della casa popolare dell'entroterra del Brasile, evidenziando la delicata poetica della povertà che li contraddistingue. Il SESC, Fabbrica d'Epopeia, siamo sempre a San Paolo, ne è un esempio grandioso, sintesi di architettura industriale e misteri della foresta, un centro sociale che chiunque in qualsiasi paese sognerebbe, e dove Lina costruisce quello che Luciano Semerani, raccontando della sua attenzione e rispetto per gli animali e per le piante, definisce paradiso terrestre senza arcangeli, ambasciatori di giudizi divini. La memoria millenaria della foresta concilia la complessità e il diverso e permette il superamento delle tradizioni fondate sulla colpa e sul peccato imposte dai colonizzatori che volevano e vogliono la redenzione del selvaggio attraverso la speranza come possibilità di scrivere un'altra storia. Il SESC è un progetto del 1977 e non possiamo dimenticare che in quegli stessi anni a Parigi Renzo Piano stava costruendo il Beaubourg, il Saint Pompidou, che rappresentava una utopia completamente contraria a quella di Lina, dove, come negli eleganti progetti di Norman Foster, ma di tanti altri architetti di quegli anni, il potere civilizzatore dell'ingegneria più avanzata acquista, secondo Edoardo Subirats, una dimensione monumentale e autonoma, a spese delle memorie culturali e dei dilemmi sociali delle città in cui si installano, che poi la conseguenza sono stati, per dire un nome a caso, gli interventi di Colas in Cina. Non possiamo e non dobbiamo ignorare che queste utopie architettoniche supermoderne, parole sempre di Subirats, e postmoderne di una civiltà ipertecnologica globale, sono state concepite e prodotte proprio da quegli stessi poteri mondiali responsabili della drastica divisione del genere umano tra superstiti e condannati, della distruzione ecologica su grande scala e del progresso della violenza. Devo assolutamente approfondire la conoscenza di questo intellettuale spagnolo. Lina, al contrario, invece, ingloba nei suoi progetti tutte le memorie popolari. È capace di trasformare un episodio apparentemente casuale, come quello che vediamo qui, dell'operaio baiano a cui venne in mente di costruire finestre simili a buchi reniformi, in momento cruciale di costruzione poetica dello spazio. Queste sono le aperture del SESC che lei apre su preesistenze industriali, sui quali lei interviene lasciando chiaramente la struttura persistere. Quindi, dicevo, trasformare questi episodi, queste costruzioni apparentemente casuali, però dice lei, in momento cruciale di costruzione poetica dello spazio, che le permette di concepire l'architettura sempre come uno strumento di integrazione dell'esistenza umana con la natura e i suoi misteri e come mezzo di confronto con la città e i suoi conflitti. Pensando a Lina, leggendo di lei e guardando i suoi disegni, mi ricarico. Lina riesce a portare dentro di me entusiasmo, anche in questo territorio meno, fino a spingermi a credere ancora in uno spazio della possibilità, da cercare però dentro di noi, nel nostro mestiere, attraverso la disponibilità totale. Non basta
restare in disparte. Bisogna agire e il disarmo deve essere totale e unilaterale. Per questo ripeto che non posso aspettare che siano gli altri a poggiare la matita sul tavolo, continuando a nascondermi dietro la convinzione pretenziosa che il mio progetto apparente sia migliore di quello dell'altro. L'architettura non è un esercizio autoreferenziale e qui potremmo aprire una grande parentesi sul tema della riconoscibilità, che è un'aspirazione del nostro contemporaneo. Appartiene questa, invece, alla decadenza culturale che caratterizza questo nostro tempo, che dimentica che io sono espressione del tempo, manifestazione di una condizione e un sentire collettivo, espressione soggettiva di una falsa oggettività vincente che mira all'affermazione dell'io. Io siamo noi. L'autenticità dell'opera, in generale delle cose, conta assai più dell'identità dell'autore, anche più dell'originalità. Libertà, resistenza, costruzione di una realtà nuova. Umanesimo. Il mio incontro con Lina Bobardi è stato tardivo, è accaduto chiaramente dopo la sua morte, ricordo addirittura anche morto dopo, nel 2001, quindi veramente diciamo quasi recente, perlomeno per la mia condizione di età. Fortunati, invece, posso ritenere quelli che come voi non conoscono ancora Lina e il suo lavoro. Provo quasi una forma di invidia nei confronti dell'entusiasmo che dovete ancora vivere scoprendola. È anche vero che il mio entusiasmo riaffiora e cresce, si definisce ogni volta che mi accosto alle sue cose, con la speranza di poter toccare presto la sua architettura. Lina, in questo senso, è un principio di speranza. Speranza come volontà pratica di trasformare la nostra realtà e come energia poetica necessaria per ricostruire un mondo umanizzato, dove emozione, passione, sogno, forse anche inconscio, completano il razionale. La sua opera guarda al sociale, ma non all'utopia, non subisce l'ottimismo utopico. Lina è concreta, fattiva. Lavora sulla possibilità reale, predisponendo così la strada che apre davvero la possibilità che qualcosa possa accadere. E lo fa lavorando con il materiale disponibile, ricercando il continuo movimento delle cose e dell'architettura che potrebbe spingerci a parlare di opera inconclusa, o meglio di opera, come la definisce Olivia de Riviera, in azione continua. Questo ci suggerisce che l'architettura è viva. Lina non guarda al futuro, ma nello stesso tempo non ha un atteggiamento idealista, romantico nei confronti del passato. La sua è una concezione diversa del tempo che definisce non lineare. Il tempo lineare è un'invenzione della mente, è un'invenzione dell'Occidente. Il tempo non è lineare, è un meraviglioso groviglio in cui, in ogni momento, si possono scegliere punti e inventare soluzioni senza inizio né fine. Lina dice: «Non ho nostalgia di nessuna epoca, la mia architettura può essere epica ma mai romantica». L'opera di Lina, e in questo ha certamente ragione Olivia de Riviera, è un grido, un pugno nello stomaco, una terapia intensiva contro uno stato di cose che è lì come fatto concreto, palpabile e che bisogna trasformare. E quindi affiora il concetto di urgenza, del non aspettare oltre. Oggi più che mai, in un mondo dove in nome di una presunta ragione si uccide, si disegnano confini, si innalzano muri, in nome di un'identità, è necessario uno sguardo concreto sul presente. Non possiamo aspettare il futuro e dobbiamo cambiare il mondo adesso, ora, confrontandoci con la miseria e la fame in modo critico e fattivo, lavorando con la materia e le economie, ma anche, permettetemi di dire, con il pensiero che abbiamo a disposizione. Oggi devo mangiare, non domani. Oggi devo vivere, non domani. Oggi devo amare, non domani. Lina non aspetta il futuro. Passato, presente e futuro
si susseguono come inferno, purgatorio, paradiso. L'INA è contro il tempo teologico di cui si sono appropriati lo Stato e il progresso. Lotta contro quello che Pasolini definiva il nuovo fascismo, contro la società dei consumi, contro l'omologazione totalitaria del mondo. L'INA è contro e diventa, per me, un'ancora di salvezza se riesce ancora a sostenermi parlandomi di etica, di piacere, di invenzione. E mentre io continuo a perdermi nell'illusione che anche un progetto non realizzato, lasciato nel cassetto, può contribuire a modificare il pensiero degli uomini e costruire un mondo migliore, l'INA sostiene e ci ricorda che un mondo meraviglioso c'è nonostante tutto. L'INA ci parla della vera libertà che ci permette di dire no, è la libertà dell'adesso, della sperimentazione attuale del desiderio, del rifiuto verso ogni tipo di tempo futuro, ogni tipo di speranza nel futuro. Per questo nel suo lavoro lascia spazio all'improvvisazione, come accade nel jazz o nella musica contemporanea, e lascia spazio alle soluzioni semplici e a basso prezzo, realizzabili da chiunque, e attraverso le piccole cose che la dimensione etica, politica e sociale dell'architettura e del design prende forma. Ed è forse questa la storia della cicala che l'INA realizza utilizzando l'interno di una vecchia lampadina fulminata. Insieme a l'INA mi piacerebbe provare a costruire un nuovo mondo amoroso dove il piacere e il desiderio possono tornare a vivere liberamente. Ma questa è nelle mani di noi progettisti, questa possibilità. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità e soprattutto dopo l'intervento di Lucio anche un po' la responsabilità. Io di solito mi occupo di studi di architettura, cioè cerco di portare il messaggio dell'azienda negli studi di architettura che sono i nostri interlocutori principali. Capite che oggi la presentazione per me è un po' diversa. Quando io entro in uno studio di solito si parla di progetto, di collezione, di prodotto, e il tempo dedicato a parlare di valori e temi è veramente poco. Ho voluto cominciare con una slide che dice l'uomo al centro di ogni progetto, perché è secondo me il valore che più accomuna Lina Bobardi ad Harper. Su Harper dico due parole, proprio poche: chi è, cosa fa. Harper è un'azienda di design. Ora, questo è un tema che si dovrebbe affrontare in una lezione a parte, mi fermo qui. All'interno del mondo del design è un'azienda che fa contract, seconda lezione. Vi basti sapere che il mondo del contract esclude un po' quello della casa. In questo senso ci associamo già, no, a quanto ha detto Lucio, cioè di Bobardi, no, voglio progettare la casa, lo faccio per gli amici. In realtà quello che interessa l'azienda sono gli spazi comuni. Noi ci occupiamo di prodotti di arredo, di design che sono più volti al mondo del contract. Detto questo, come cominciare un intervento? Qual è il biglietto da visita dell'azienda? Recentemente abbiamo partecipato a un sales meeting in azienda, abbiamo condiviso un momento importante perché tutta la famiglia, che è la famiglia Feltrin, ha voluto dedicare a Luigi Feltrin, che è il fondatore dell'azienda, un libro, una raccolta di testimonianze sulla sua vita. Io credo che non esista modo migliore per, ecco, per presentare l'azienda che non leggere un piccolo intervento di Luigi, che richiama, credo, in maniera fantastica alcuni passaggi che ha detto Lucio prima. Negli ultimi mesi qui,
dai dipendenti a persone nati 11 figli, è la cosa più bella. Offrire ai giovani la possibilità di realizzarsi nel lavoro e nella famiglia è un bel segnale. Ai giovani dico che nel percorso della vita capitano ostacoli e difficoltà, ma non ci si deve demoralizzare al primo impatto, bisogna fermarsi e riflettere. Non molto, un quarto d'ora al massimo, e ripartire facendo tesoro degli sbagli, ripartire e fare meglio, non scoraggiarsi, riflettere. A me è capitato tante volte, mi sono fermato e sono ripartito. Dico, abbiate fiducia in voi, nelle vostre forze, e non rimandate a domani quello che potete fare oggi. Premetto che io e Lucio non ci siamo parlati prima di questo intervento, per cui vedete da solo che tipo di richiamo ci può essere in termini di valori. Parlare di Harper oggi per me vuol dire parlare più delle persone e dei valori di Harper. Sembra quasi anacronistico nei tempi moderni dire che un'azienda è fatta di persone. Capite che quando il capostipite dell'azienda è di questa pasta, si sta parlando di una persona che ha cominciato a fare l'imprenditore in Italia, commerciando, facendo il rappresentante di Pellami. Lui ama raccontare che ha investito tanto, ha firmato tante cambiali per la prima bianchina e andava a vista, non sapeva dove andare, cercava i campanili, si muoveva, trovava un posto di commercio, proponeva le sue cose, dormiva in macchina e da lì è partito questo sogno. La prima commessa che riguarda le sedute, l'arredo, è arrivata come terzista, lui forniva le pelli, c'erano 2500 sedie da preparare, non 25. Lui ha alzato la mano e ha detto ve le faccio io, non aveva la minima idea di dove girarsi, con chi parlare, quali potevano essere i fornitori. Ora, l'azienda oggi è questa, ma è questa come immagine, in realtà il fulcro rimangono le persone. Luigi è il presidente dell'azienda, il figlio Claudio è la persona che si occupa direttamente dell'azienda oggi, e una menzione va fatta anche per Alberto Lievore. Quello che vedete in immagine, questo chiamiamolo risultato finale di sforzo, è una comunione di intenti tra un grande designer che condivide gli stessi valori dell'azienda, lo stesso pensiero, che è a monte di tutto. Quindi una comunione di intenti e di valori che porta poi nel concreto alla realizzazione di prodotti. Per cui oggi io non parlerò di collezioni, mi sentirete parlare di divani modulari, perché di una sedia piuttosto che un'altra. Parliamo brevemente di alcuni concetti che accomunano Harper a Lina Bobardi, dopodiché vediamo come si concretizzano, qual è, qualcuno di voi l'avrà visto passando in corridoio, effettivamente c'è un punto di incontro molto concreto che è la realizzazione di un progetto di Lina Bobardi, una realizzazione industriale, però prima per far capire dovevo presentare l'azienda, ma non dal punto di vista del prodotto, dal punto di vista dei valori e dei concetti. Quali sono questi valori? La ricerca dell'essenziale e dell'autentico. Quante volte avete sentito prima Lucio parlare di togliere? La ricerca dell'essenziale è alla base del nostro brief, è alla base di quello che è il segno di Lievore, ma soprattutto è alla base del concetto di design che l'azienda propone. Quest'anno, in occasione del Salone, proporremo, come facciamo tutti gli anni, un brief per spiegare da dove arrivano i nostri prodotti. In inglese è In Pursuit of the Essential, dove si declinano i vari significati della parola essenziale. Qui non parte l'audio.
non è un problema, lo faccio magari impazzire. Ecco, questo per farvi capire l'essenzialità e il gesto che domina la collezione e il modo di pensare dell'azienda, è il video dell'origine di uno dei prodotti più iconici che Harper ha proposto negli ultimi anni, che è una sedia disegnata da Lievore, che ha questa origine nel tratto e questo rimando alla natura che vedremo successivamente essere un tema dominante per noi. Qui questo video si ispira alla realtà, ecco, Lievore è abituato a modellare le proprie forme con carta, forbici, c'è un richiamo sempre alla natura, il risultato finale è quello che vedete, si declina poi in un gesto, in una collezione di sedute. Poi riesco ad avere più grande qui la slide. Grazie, perfetto. Ecco, la ricchezza di uno stile sobrio e personale. Ora, per noi l'immaginazione è fondamentale nell'approccio di Harper al design. Come scritto, gli elementi essenziali, le basi, le scocche, i materiali, il colore diventano una tavolozza da cui poter partire per creare e personalizzare un oggetto, un prodotto. Altro valore condiviso, la capacità di innovare, ma in realtà la capacità di innovare per noi vuol dire capacità di analisi. Prima di pensare a un prodotto, prima di pensare a una collezione, l'azienda si chiede, ok, quali sono i contesti, l'analisi del comportamento delle persone, come l'uomo, com'è l'evoluzione dell'uomo da oggi in avanti nei comportamenti, in questo caso un'analisi dettagliata della commistione che abbiamo tra il nostro modo di vivere e il lavoro. Fino a pochi anni fa erano nettamente separate le due condizioni, si andava a lavorare, si tornava a casa e era finito. Ad oggi chiunque di voi abbia esperienze con papà, con la mamma, nel mondo del lavoro non è più come una volta, non è più finita. Quindi questo ci influenza gli spazi che viviamo e per cui il modo di pensare a un prodotto di design destinato a questa tipologia di persone. Quindi si parla di un'analisi praticamente antropologica per poi passare a un'analisi degli spazi, l'evoluzione dello spazio di lavoro. Prendiamo l'esempio dell'ufficio non è più come oggi, ma anche altri contesti come quello educational. Adesso noi siamo in un'aula abbastanza convenzionale, ma in alcuni paesi dove questi concetti sono un pochettino di più all'avanguardia, pensiamo alla Scandinavia, agli Stati Uniti, le aule sono più concepite come un posto di convivio, non più con un relatore che parla e un audience che ascolta, ma con un interscambio. Per cui un'azienda all'avanguardia deve tenere presente questa serie di concetti, farli propri, fare un valore proprio e studiare i propri prodotti in funzione di queste necessità. Poi chiaramente la capacità di innovare si traduce anche in un discorso tecnologico, ma come diceva Lucio prima, questo è un fattore che viene dopo per l'azienda. Qual è il nostro concetto di tecnologia? Noi ci basiamo su quella che definiamo una soft technology, per cui vuol dire creare dei prodotti versatili che rimangano comunque leggeri ed essenziali grazie al fatto di poter integrare la tecnologia che nel nostro pensiero deve rimanere nascosta. Quello che vedete in slide è un pannello fonoassorbente, in questo caso dotato di una retroilluminazione, può fungere anche da cassa acustica. Chiaramente in questi ultimi due casi perde il carattere di fonoassorbenza, però è per far capire quanto questo concetto di soft technology possa essere
determinante nella realizzazione di un prodotto. Il caso più eclatante è quello di questa sedia. Questa sedia si chiama Kinesit, è lo sviluppo di un prodotto basato su tutti i concetti che abbiamo detto finora, per cui un'analisi dettagliata di quelle che sono le esigenze delle persone e gli spazi. È una sedia certificata per l'ufficio, per cui tutte le certificazioni di ergonomia che possono supportare il lavoro di una persona, però ha tutto il meccanismo integrato. C'è adesso un breve video di presentazione. È in inglese, però the history of the office chair began with a few fundamental components. As time passed, these components became increasingly complex, occupying spaces and assuming a visual importance based on function. Today, our ideas about technology have evolved. Technology has become integrated. At its best, technology is invisible, unobtrusive. It steps back, allowing us to focus on what is essential. And as technology now enables us to work from virtually anywhere, the fine line between life and work has begun to blur. So we asked ourselves, if we could devise a means to render components and mechanisms invisible, why couldn't an office chair go back to just looking like a chair, while still fulfilling all the norms and regulatory requirements? So we designed a pure, lightweight chair, the essence of a chair. Rather than exteriorizing the technology, we integrated it into the chair. So the result is the Kinesit, a chair without any visible mechanisms or exterior components. It's a chair that whispers rather than shouts, able to occupy certain spaces that a conventional office chair could not. La parte del video che mi piace in particolar modo è questa mano che rappresenta un po' la mano di Lievore, che disegna questa sedia in 5 secondi, no? Con 4 tratti, una forma, la purezza del tratto, che richiama molto il valore di essenzialità di cui abbiamo parlato prima. Altro elemento fondamentale dell'azienda è in comunione con Lina il ritorno alla natura. C'è un altro video che facciamo vedere adesso, è un video che mostra nel dettaglio alcune parti della casa di vetro di Lina San Paolo. Credo che sia importante farlo vedere per far capire quanto sia nella sua testa che nella testa di chi gestisce l'azienda la natura abbia un valore fondamentale. Thank you.
Avete notato alla fine, la data era del 2012, in tempi non sospetti, per cui prima della connessione tra Lina Bobardi e Harper, la connessione diciamo in termini reali di supporto di Harper alla Bobardi Foundation, Harper creava un proprio brief che definiva Living Systems. Si tratta di un concetto in cui appunto il mondo sia una rete di sistemi viventi che interagiscono chiaramente in maniera costante tra di loro, sono sistemi che noi troviamo costantemente in natura. C'è una forte credenza da parte di Harper che ci siano queste spinte, queste trazioni che ci sono tra gli organismi e l'ambiente, questo genere di analogia si possa ritrovare anche nelle opere dell'uomo. Poi nello specifico nel campo che a noi interessa, che è quello del design, dove i semplici oggetti diventano una parte attiva di progetti più complessi, si parla quindi di case, uffici, ambienti che formano dei veri sistemi viventi a sé stanti. Ora vi faccio vedere una serie di immagini che sono state appunto generate dal nostro ufficio marketing, che vi fanno capire, credo, dal punto di vista visivo che cosa intendiamo per sistemi viventi in questa accezione. Ecco, le faccio scorrere magari in maniera abbastanza veloce, ma lo scopo è proprio quello di darvi dei riferimenti, degli stimoli, non di dare delle risposte in questo senso, ecco. Mi viene in mente, prima Lucio ha proiettato questo disegno di Lina, questa scala a fiore, ecco, anche qui un richiamo naturale, ecco, tra i due interventi. Adesso veniamo a una parte un pochettino più concreta, un po' meno concettuale forse, dove raccontiamo qual è l'incontro proprio, lo vorrei definire fisico, tra Harper e Lina. Si parlava prima di persone, del valore, dell'importanza delle persone, sicuramente predominante in confronto ai prodotti. Il nostro rapporto con Lina Bobardi nasce dall'incontro di Claudio Feltrin con Noemi Blogger, che è la curatrice di una mostra Lina Bobardi Together. Noemi aveva quest'idea di portare i valori che prima Lucio ha espresso in maniera così sentita e chiara al mondo. Cercava uno sponsor che non fosse soltanto uno sponsor economico, ma che fosse uno sponsor di comunione di intenti. Si sono incontrati, come succede molte volte per caso, hanno cominciato a parlare e hanno capito che questa comunione di valori e di intenti poteva tradursi veramente in qualcosa di concreto. Questo qualcosa di concreto è appunto, come si diceva prima, la mostra Lina Bobardi Together, che è partita come un piccolo appuntamento che doveva avere sede a Londra e finire lì. In realtà poi è un progetto che è esploso un pochettino anche nelle mani dell'azienda, perché tramite il coinvolgimento del British Council, del consolato brasiliano e di quello italiano a Londra, è diventata molto molto più grande. Vi basti pensare che c'è un team dedicato in azienda di 5 persone che lavora tutt'oggi e dal 2012 costantemente al progetto Bobardi. Questa è un'immagine volutamente abbastanza indefinita della mostra,
c'è un sito dedicato che è appunto Lina Bobardi Together. Vi invito ad andarlo a consultare, vi può far capire in maniera un pochettino più dettagliata qual è lo scopo della mostra. La mostra ha raggiunto, dopo tutte le più grandi e importanti città europee, due appuntamenti negli Stati Uniti. Questa slide non è veritiera, nel senso che mancano ancora gli appuntamenti in Asia, a partire da quello di Tokyo. Ancora più in concreto, dopo questa collaborazione da un punto di vista di sponsorship della mostra Lina Bobardi Together, si è cercato di trovare un punto veramente tangibile tra Harper e Lina. La collaborazione con la Bobardi Foundation in Brasile è diventata così stretta che ha concesso ad Harper i diritti per poter replicare un progetto di Lina, che è quello che avete intravisto fuori, per cui la Bardi Balls Chair, che è appunto un progetto che non era mai stato industrializzato precedentemente, una forma semisferica, un volume molto semplice, di nuovo ispirato alla natura, un forte archetipo. Questi sono i punti di contatto tra il design dell'azienda e il tratto, proprio il segno disegnato da Lina per questa poltrona. Qui vedete l'unico prototipo esistente che è nella Casa di Vietro in Brasile, realizzato in pelle nera. Questo è un progetto del 1951. Questa è un altro prototipo di cui non si conosce l'esito finale, non è più nella Casa di Vietro in Brasile, la fondazione non sa dove sia, probabilmente è stato riciclato per qualcos'altro. Questa è una modella dell'epoca, appunto, sulla poltrona. E lo sviluppo di questo prodotto, capite bene che è stata una cosa un po' particolare. Pensate a realizzare un prodotto di design senza potersi interfacciare e relazionare col designer. Per quanto la conoscenza della fondazione di Lina Bobardi si possa essere approfondita, è chiaro che la fondazione non poteva rispondere a domande concettuali che l'azienda avrebbe voluto porre. Per cui il risultato finale è il frutto di uno sforzo veramente incredibile da parte dell'azienda, perché ci siamo dovuti basare su pochi disegni, su alcuni sketch e su quella voglia di fare di Luigi Feltrin, che era un po' il biglietto da visita, ok? Riflettere quei 15 minuti, riprovare, andare avanti, cercare di reinterpretare un pensiero. Ecco, questa è una fotografia interessante perché fa vedere una variante, si comincia ad annusare che c'era qualcosa di più rispetto al prototipo realizzato in pelle nera per la casa di Lina Bobardi. Questo è appunto ancora una fotografia del prototipo originale, e questo, allora, il prototipo non si è mai mosso dal Brasile, tutto il confronto è stato tramite conference call, viva Skype, e ci siamo dovuti interfacciare con persone che dal punto di vista culturale erano sicuramente magnifiche, però dal punto di vista tecnico non erano preparate a rispondere a quelle che erano le nostre esigenze, per cui in quella fotografia che vedete lì sotto, quella è la risposta alla domanda dello spessore della scocca, quanto è spessa, era così, fate voi. Per cui chiaramente poi abbiamo trovato un linguaggio comune per poter sviluppare questo prodotto. Qui vedete la realizzazione di nuovi disegni tecnici, il primo prototipo su scala mini per poter cercare di capire come andare a tappezzare e realizzare questa seduta, le prime prove di schiumato. Nella poltrona trovate uno schiumato a densità variabile, una cosa che probabilmente Lina
non so quanto avrebbe approvato nel suo concetto di semplicità, di mettere in pratica le cose in maniera semplice e concreta, però è chiaro che abbiamo dovuto anche attualizzare questo, questo progetto ai nostri tempi. Qui vedete una fotografia della scocca che, contrariamente all'originale che è in ferro, quindi immaginatevi il peso, questa è stata realizzata in un materiale plastico particolare caricato pesantemente in vetroresina. Questo la rende molto resistente e molto elastica allo stesso tempo. Questa è una fotografia a cui io sono, nonostante non dica molto, sono molto legato, perché il punto forte dell'azienda nel suo making of di tutti i giorni è proprio il tappezzato, per cui lavorazione delle pelli. Ecco, qui vedete quella che abbiamo selezionato, è una pelle particolare che non applichiamo ai nostri prodotti solitamente. Questa è una fotografia della struttura che viene effettivamente realizzata con una saldatura a mano. E questo è il prodotto finale. Allora, il progetto originale era quello di produrre questa poltrona in 500 copie in serie limitata. Questo non è un prodotto a catalogo. Se voi entrate da un rivenditore Harper, non vi vende la Bullchair, o quantomeno vende uno dei 500 pezzi che sono stati prodotti in serie limitata. Ve lo vende a un prezzo che è abbastanza sostenuto, perché il progetto è quello di una raccolta fondi anche in favore della Fondazione Bobard in Brasile. Per cui il progetto, diciamo che quando siamo arrivati in questa fase abbiamo detto ok, fatto. In realtà subito dopo, sfogliando ulteriormente gli appunti di linea, siamo incappati in questo. Questo faceva capire che probabilmente di nuovo, nonostante non ci sia l'opportunità di avere una testimonianza diretta da parte di Lina, però fa intuire che il progetto probabilmente poteva essere diverso. Fonti della fondazione sostengono, senza scritti ma di interpretazione, che questa sedia potesse essere originariamente pensata per il SES Pompei. Avete visto in una fotografia precedente questa idea di impilare le strutture una sopra l'altra, poter impilare le scocche e avere questo bel mucchio di cuscini. Il concetto poteva essere quello, in questo centro sociale, di entrare, prendere una struttura, metterla ovunque all'interno di questo spazio, scegliermi una scocca, due cuscini e personalizzare così la propria seduta all'interno del centro sociale. Non c'è un riscontro oggettivo di questo, diciamo che è l'interpretazione che la maggior parte delle persone danno a questi disegni è proprio quella. Per cui, partendo da questi, abbiamo detto ok, rendiamo veramente giustizia a produrre questa poltrona soltanto in pelle nera? La risposta è stata no, e il risultato finale è stato questo. Per cui ad oggi la poltrona viene prodotta in 7 colorazioni diverse, con 3 tipologie di cuscineria diverse, adattabili per ogni tipo di scocca, per cui ci sono, contando anche quella in pelle, ci sono 22 combinazioni possibili. Fatto questo, abbiamo detto fatto. In realtà no, perché di nuovo il progetto è stato talmente coinvolgente che abbiamo detto che okay, uno compra una poltrona e quello rimane. In realtà non è questo lo scopo del progetto. Come vi ho detto, questo non è un prodotto che entra a catalogo. C'è un sito dedicato, che non è il sito di Harper, è un sito parallelo, dove ci sono tutte le indicazioni per selezionare la storia della poltrona, come poterla selezionare e come poterla acquistare. Ma ci sembrava comunque ancora riduttivo, perché di nuovo si volevano comunicare i valori di Lina. Per cui il nostro ufficio, in collaborazione chiaramente con la Fondazione in Brasile, ha realizzato anche questo, il mondo di Lina, ci piace definirlo, no? Con una serie di oggetti, di immagini e di contenuti veramente che richiamano il lavoro di Lina Bobardi. Diciamo che questo è un po'
il succo di quanto abbiamo voluto fare e della nostra relazione con l'INA e con la Fondazione. Come vedete non vi ho parlato molto di Harper, non vi ho parlato molto di come si sviluppa la nostra collezione, ma non era questa la sede oggi, l'intento era quello veramente di supportare un pochettino quello che ha detto Lucio nel suo intervento precedente. Grazie. Bene, io ringrazio nuovamente, l'abbiamo fatto all'inizio in maniera anticipata, ma lo rifacciamo adesso dopo queste quasi due ore di interventi interessantissimi che sono passati veramente in un attimo. Ci sono un sacco di parole che mi sono segnato, la prima e quella più grande è mentalità umile, che è stata citata, è una frase bellissima perché è quella che si presuppone sia la base del nostro lavoro dal primo all'ultimo giorno, poi a volte non accade così, accade questo, però è la cosa che mi voglio tenere della giornata di oggi. Invece quello che vogliamo fare adesso è aprire un momento di discussione, quindi chiedere ai ragazzi di fare domande su quanto si è discusso sulla figura di Lino Bobardi, ma non solo, allargherei la discussione anche, visto che voi siete al primo anno e quindi avete sentito parlare una anche delle grandi aziende italiane, che è la Harper, fare domande anche più di carattere, diciamo, di curiosità. Brutalmente, se fosse al vostro posto, chiederei come si fa a presentare un progetto alla vostra azienda? Se fossi. E poi sentirmi dire dall'azienda, ma non si può perché... E quindi ecco, aprirei la possibilità a domande se ci sono o a curiosità rivolte naturalmente all'architetto. Naturalmente anche se qualcuno dall'altra stanza vuole intervenire può fare il giro e sarà ben accetto. Ma volevo chiedere come mai comunque è stato scelto di fare una edizione limitata, allora, nonostante comunque il pensiero di quello che ho capito e per la collettività, ottimo, diciamo così. Ripeto la domanda per chi è nelle altre aule che non ci ha sentito. La domanda è come mai la scelta di una serie limitata, diciamo, nei confronti della figura di Lina Bobardi, che come chiaramente espresso dall'architetto Rosato aveva una visione molto ampia del progetto per la comunità. La domanda è ottima. Quando è stata presentata la poltrona e quando abbiamo visto la realizzazione, tutti i dipendenti Harper, allora vi do un'indicazione, la poltrona costa 4.200 euro, IVA esclusa. Il motivo è fondamentalmente questo, Harper non cercava di realizzare e di appropriarsi di un progetto di Lina Bobardi. Uno dei punti di forza dell'azienda è la coesione e la riconoscibilità della propria collezione. Non era intento quello di mettere a catalogo un prodotto di questo tipo, l'intento era quello di riportare in vita un progetto di questo genere, di comunicarlo e attraverso questo progetto comunicare i valori di Lina. Questo è il motivo per cui, nonostante le pressioni di tutti, perché se la poltrona fosse più accessibile da un punto di vista del prezzo e della produzione, anche noi che un po' di commerciale lo facciamo abbiamo avuto dei riscontri notevoli in questo senso. Ecco, la poltrona è stata prodotta a partire dagli anni 80 in maniera non autorizzata da un numero di produttori, soprattutto su scala statunitense, europea, nessuno si è mai avvicinato neanche lontanamente a un risultato apprezzabile. Vi posso dare questo piccolo aneddoto: quando abbiamo presentato la poltrona il primo anno, l'abbiamo fatto in showroom a Milano con una mostra dedicata, è transitata la figlia di Charlotte Perriand. Charlotte Perriand era molto amica di Lina Bobardi e la figlia era abbastanza di casa, a
casa di Lina, appunto a San Paolo, e quando ha visto la poltrona è scoppiata in lacrime, perché le ricordava talmente tanto la sua infanzia, il rapporto tra sua mamma e Lina Bobardi, che ha avuto questo momento emozionale. Per dare un'idea a chi non sapesse chi è Charlotte Perriand e per associarla a una famiglia di prodotti, si sta parlando degli LC di Cassina. No, in realtà sì, lo studio di Le Corbusier, però ecco, parlando con la figlia, i disegni originali della famiglia LC sono di Charlotte Perriand. Questo è stato riconosciuto in tempi dove la donna sta ritornando, diciamo, a riprendersi un ruolo che è stato un po' negato, ecco, diciamo, in quegli anni. Penso che la risposta sia stata, spero. Ci sono altre domande? Forza ragazzi, la Miami Cable, Comunque dopo la domanda che tu hai fatto, diamo una risposta alla Zanzella. Come si fa a collaborare con altri, ma no, dopo che abbiamo parlato di Lina? Come fanno i giovani design a proporre per dei loro... Non lo fanno. Allora, qui ritorno. Non è facile, perché fondamentalmente questo è un tema di nuovo abbastanza dominante quando mi capita di poter incontrare degli studenti. Questo varia molto a seconda delle aziende. Posso dare la testimonianza di quello che è in Harper. L'ho detto prima, Harper fa della coesione e della pianificazione della propria collezione e della riconoscibilità della propria collezione un punto estremo di forza, prima dal punto di vista concettuale e secondo da un punto di vista anche strettamente commerciale. La collezione è disegnata da Alberto Lievore per l'80%, sul restante 20% Alberto Lievore ha una supervisione dei progetti, per cui fondamentalmente noi lavoriamo a un brief definito quasi esclusivamente per un designer, proprio perché non vogliamo perdere questo punto di forza tutto nostro che è la riconoscibilità. Per cui quando designer esterni entrano a far parte del mondo di Harper, lo fanno comunque sotto uno stretto controllo da parte dell'azienda. So che molte altre aziende in realtà non lavorano così. Ho lavorato per delle aziende cui tutti i disegni che arrivavano in azienda venivano considerati, venivano valutati, ma quelle sono aziende che hanno, io le chiamo un po' le aziende delle spezie, no? Mentre noi abbiamo una forte possibilità di proposta che è data da questo grande valore di riconoscibilità e di coesione dei nostri prodotti, ci sono tante altre aziende che propongono dei design estemporanei, per cui potete avere una sedia che non ha nessun match con i tavoli che vengono proposti, oppure un complemento d'arredo dal fortissimo carattere di design. E allora questi sono articoli che entrano nelle nostre case o anche nei progetti contract più a spot, senza un'immagine coordinata e senza avere questa forte coesione. Poi ci sono chiaramente delle scale di grigio, ecco, in questi due mondi, però fondamentalmente Harper è riconosciuta in maniera internazionale come un mondo molto chiuso dal punto di vista della proposta del design. È una scelta che però paga. Innanzitutto paga dal punto di vista dell'orgoglio personale, no? Di poter avere una collezione che viene realizzata quasi internamente all'azienda, perché Lievore è, di nuovo si parlava prima, il concetto fondamentale, l'azienda fatta di persone, Lievore è una persona dell'azienda, poi ha disegnato e continua a disegnare per mille altre, ma all'interno di Harper lui è un cardine. Quindi non è un po' l'art director, cioè vi fa una funzione, sì, di art director. Fa una funzione anche di art director. Sì. Qui dovranno mandare dovete mandare allo studio di Lievore delle proposte e farvi assumere. E a Barcellona. Io ho una domanda, però voglio dire, non è che
diamo prima spazio. Ci sono altre domande? Curiosità, nulla di nulla. La curiosità viene a 40 anni perché. Prima no, prima. Abbiamo superato. Allora, ho una domanda per Lucio Rosato e poi volevo fare anche una considerazione. Intanto vi volevo ringraziare personalmente di questo incontro di oggi e spero che sia soltanto il primo come azienda di una serie in cui possiamo collaborare a attività culturali, perché sono rare le aziende di design che comunque affrontano operazioni di questo tipo, che portano avanti con convinzione, e immagino le difficoltà che ci sono quando spiegavi il processo di reeditare questa poltroncina. Credo veramente che sia un'impresa fantastica che avete fatto, quindi grazie. Volevo anche dire per i giovani che sono qui che l'Adler è un'azienda che sempre creato il design, ha partecipato, ha vinto moltissimi premi internazionali di design, da IF a Red Dot, molti con segnalazione al Compasso d'Oro, ADI e l'ultimo, la vostra segnalazione alla Vindex dell'anno scorso, quindi un'azienda che ha sempre creduto nel design. Adesso poi Poglievole hanno trovato un altro diretto importante, ma è un'azienda di quelle che si può dire che in Italia del design hanno fatto veramente il loro punto di forza, quindi della collaborazione con il mondo del progetto. La domanda per Lucio è una domanda, una riflessione che un po' di anni questa scuola ha un approccio al design di natura, pensiamo, responsabile, ma nel senso che riteniamo che il design non è una qualificazione estetica formale di un prodotto, ma un processo ben più complesso e anche importante leva di innovazione, in primo luogo spazio culturale e poi per il prodotto. Detto questo, tu hai citato, hai iniziato il tuo meraviglioso intervento con una citazione di Papanesca, che è un libro di testo, nonostante non è più edito, noi lo diamo in PDF ai nostri studenti perché è un libro di testo fondamentale, ma la cosa che hai fatto, hai partito con Papanesca, hai citato di Nina Bobardi una frase, hai parlato di speranza progettuale e questo mi fa ricordare, non posso che ricordarlo, Thomas Maldonado con il suo volume Speranza progettuale, e poi la figura di Nina Bobardi con questa sua non utopia, come dico, ma valore sociale vero. Tre personaggi, Papanek, Maldonado e Nina, che hanno a che fare col mondo sudamericano, con i paesi in via di sviluppo, con una dimensione del progetto molto diversa da quella nostra europea, e che poi hanno avuto questi scambi con il nostro, con l'Italia importanti. E ecco, la mia domanda è: c'è una connessione nel questa visione etica del progetto di responsabilità sociale e collettiva che ha Maldonado, Papanek e Nina Bobardi, in questo loro rapporto con terre e con geografie, con mondi, come quello argentino per Maldonado e anche per Papanek e poi per Nina? Chiederei la cortesia di rispondere un po' per dare ragione. Beh, è una domanda abbastanza complessa la tua. In effetti non ho mai pensato a questo, però mi viene da pensare, da dire che non sono solo loro, non è solo nel campo del design. Basta pensare per esempio all'illusione, io ho citato anche Pasolini, ma l'ho citato perché Lina lo conosceva, cioè amava il suo modo di operare e di lavorare, e non dimentichiamo per esempio che aveva la grande illusione per Paolo Pasolini che l'unica possibilità di salvezza fosse nella costa settentrionale dell'Africa, e quindi questi suoi viaggi in Marocco. Poi sappiamo bene che in che condizioni adesso invece si vive in questi territori. È come se questa
questo territorio ambito si spostasse sempre di più. È chiaro ed evidente che Lina Bobardi, e l'ho detto anch'io, ma lo dice lei, nel Brasile trova quella possibilità che mancava già a quel tempo nel nostro mondo, un mondo chiaramente codificato in qualche modo e schiavo e prigioniero di pregiudizi, mentre invece ci sono questi territori evidentemente più liberi ancora, forse più puri, chiaramente è un'ambizione sempre più difficile. Allora ecco che io penso che oggi, siccome se guardiamo intorno a noi in qualunque parte, in qualunque direzione del mondo, io personalmente non riesco, non so voi, a dire dove vorrei andare, perché non esiste più questa materialità di spazio concreto. Allora ecco che la dobbiamo inventare noi, la dobbiamo inventare noi, e qui mi piace Lina, perché Lina dice: guardati intorno, tocca le cose che hai, il mondo meraviglioso ce l'hai già, è quello nel quale vivi, quindi non devi fuggire, ma devi far sì che partendo da quelle poche cose buone che ci sono, chiaramente la capacità sta nel riconoscerle, e qui chiaramente la responsabilità della scuola, della formazione, di tutto, e attraverso la valorizzazione, il capire quelle cose e trasformarle, perché chiaramente l'abbiamo detto e ripetuto, il progetto non ha senso se non porta modificazione, e quindi in questo senso il progetto non è un prodotto, lo può diventare ma non può nascere come intenzione di prodotto, e questo mi sembra che anche nelle cose che tu dicevi è abbastanza chiaro, ma mi piace ribadirlo perché altrimenti si rischia di fare confusione, perché molto spesso, non so e mi auguro che non sia così nella vostra scuola, ma nelle scuole di design, ma non solo nelle scuole di design, anche nelle scuole di architettura, si guarda a quella che è la richiesta della committenza. Io parto dal presupposto che la committenza non ha mai ragione, cioè noi non dobbiamo metterci a servizio della committenza, noi dobbiamo dare delle indicazioni ben precise, e quindi siamo noi che dobbiamo far sì che le esigenze della committenza cambino, cioè noi attraverso il nostro progetto dobbiamo perlomeno provare a far sì che cambi il pensiero degli uomini, che cambia i desideri degli uomini. Quindi ecco perché dicevo nella conclusione del mio intervento, nelle nostre mani veramente una responsabilità enorme, perché ogni cosa che noi facciamo, che viene immessa poi nella realtà di tutti i giorni, in ogni modo contribuisce a modificare anche lo sguardo di qualcuno, e allora quindi se lo fai nella direzione sbagliata, chiaramente poi vuol dire che stai facendo un danno che è molto più grave di quello che un medico può fare addosso addirittura al corpo di un uomo, perché lo facciamo nell'anima, lo facciamo nella coscienza, lo facciamo insomma nel pensiero e quindi nella intenzione e nelle aspirazioni dell'uomo. Sì, dice che c'è l'illuminato, beh certo, è come quelli che aspettano, sono stato in Iran a novembre e praticamente l'incontro con i giovani è stato bellissimo, devo dire, perché chiaramente poi sono come voi, no? Hanno voglia di capire, di conoscere, però hanno una grande rassegnazione dentro, perché loro che non hanno mai vissuto nella democrazia e sanno benissimo che non vivranno mai nella democrazia perché hanno paura di spargere altro sangue, e quindi si rifugiano in qualche modo e aspirano ad avere l'ayatollah illuminato. Questo quindi è pericolosissimo. È chiaro che poi è così. Del resto, se noi ci pensiamo bene, Enrico, padre di Lina, era un monarchico, chiaramente anarchico, ma la possibilità di avere un grande re c'è. La possibilità di avere un grande presidente del Consiglio dipende solo da noi, e la vedo sempre più difficile, e quindi qui allora a questo punto forse questi giovani iraniani hanno una speranza più possibile della nostra, cioè da noi non succede niente, non cambia niente, forse da loro qualcosa paradossalmente può accadere. Chiaro che siamo lontani, perché non vi posso negare lo sconforto in questo viaggio, nel dover vedere chiaramente alcune costrizioni, alcune condizioni veramente assurde. Pensate che le donne non possono fare il bagno al mare,
cioè basta dire questo per...